Salve, oggi faremo una cosa super veloce che in ogni famiglia italiana sicuramente nella cucina che non si sa cosa fare all'ultimo minuto, una fettina di carne con un po' di gusto. Facciamo le classiche scaloppine che hanno una storia dietro. E io oggi vi mostrerò una super velocissima versione scaloppina limone con miele di acacio che andremo subito a fare con accompagnamento delle patate che sono precotte, anzi bollite, che poi magari il giorno prima abbiamo fatto un purè, qualcosa, sono rimasto un paio di patate nel frigo. Ho fatto del burro in padella, delle patate, del rosmarino, del cipollotto fresco e della paprika dolce. Questo è. Adesso andiamo subito, 2 minuti dura questa ricetta. Andiamo a prendere un limone un po' duro e tagliamo le nostre 4 fettine fine fine, più fine possibile. Dopodiché andiamo a prendere le nostre fettine di maiale o vitella, quello che ci si vuole. Io in questo caso abbino il maiale con il limone perché è un contrasto che io voglio dare alla mia pietanza del pepe. E andrò ad inserire il limone, andrò a prendere della farina 00 e andrò a infarinare il tutto e metto di nuovo sul banco di lavoro. Dopodiché mi aiuto con un batticarne e presso leggermente il limone alla carne, ma leggermente, senza fare stress. Poi metto del buon burro in padella, però mi sono dimenticato la cosa essenziale. Temperatura mediocre, media, e andiamo a mettere il burro. Ci aiutiamo con un arnese da cucina, in tal caso una pinza, e lo facciamo omogeneo in padella. Buttiamo col limone giù, col limone giù, mi raccomando la temperatura che sia mediocre. Adesso, siccome di qua non abbiamo salato, andiamo a salare. Adesso andiamo a mettere al massimo per la rosolatura, andiamo a mettere al massimo per la rosolatura, prenderemo dell'acqua, tempo la nostra scaloppina sta brasando nel burro, la giriamo andiamo a mettere una noce di burro in mezzo, una foglia di alloro e andremo in questo caso a pressare un limone stramaturo. Lo andremo a pressare così, mezzo limone basta per una porzione. Poi andremo a prendere del miele di acacia, un cucchiaino, e lo andremo a buttare giù. Poi ci aiutiamo con un pizzichino di farina, poco poco, così facciamo finta che saliamo il tutto, e andremo ad aggiungere un po' di acqua, ma poco, per formare la nostra salsina.
E adesso lasciamo il tutto che si emozioni per 2 minuti. Come potete vedere, la nostra carne sta andando, è già pronta, eh? Ora non ci rimane che per l'impiattamento. Andiamo a mettere il nostro banco. Spegniamo tutto. Andremo ad usare le nostre patate alla paprika e rosmarino. Mettiamo da lato così. Con un po' di acqua neutrale, andiamo ad emulsionare il tutto per un secondo. La nostra decorazione. E la nostra classica scaloppina al limone e patate alla paprika è servita.